regina. O forse dovrei dire donnetta comune. Ancora non avessi capito, non puoi emettere alcun suono comprensibile da quella boccaccia succhiacazzi che ti ritrovi. Ti ho installato nel Lugre un Brassor 74, l'ultima delle mie audiotermo invenzioni. Man mano che ti sforzerai di urlare, un minuscolo letto roditore ti rosicchierà le corde vocali, provocandoti un forte dolore, ovviamente. Perché dai per scontato che tutto sarebbe andato normale giorno dopo giorno? Non è forse un atto di superiorità verso l'eventuale e l'imprevedibile? Ma stiamo forse diventando pazzi? Ti vedo benissimo, sai? Dammi angolazione! E non puoi uscire, questo è certo. E non cercare di capire chi sono, come ho fatto a parlarti qui, dove ti trovi, eccetera. Sei chiusa qua dentro e basta. Ma il motivo te lo dico subito. Il mio divertimento. Sto godendo adesso. In questo momento fra le gambe ho una colonna corinzia. È così che concepisco la trazione. Una schiava con la passera sempre ai miei ordini. Sei completamente la mia mercè. Sei la mia pedina sulla scacchiera del mio cazzo. Sei il cartoncino imprevisto del Monopoli sempre rovesciato sul subire, sporre, genuflettere. Quasi un parasistema a struttura servo padrone di Hegeliana memoria. Ma al contrario, qui il servo rimane sempre quello che è, un servo appunto. Ehi schiava, fra un po' dovrei eseguire tutti i miei ordini, sai? È stato un piacere trovarti nel tuo letto con quella camicia da notte. La cosa più bella è che ti vedo ben bene sotto quella tua veste trasparente, sai? Le tue mutandine stemmenzite mi permettono di vedere ben bene tutto il tuo culo. Oh, ma guarda che lo nascondi ben poco così. Dovrai provare di meglio, oh? Oh, bene! La suora cappuccera! Mi hai proprio fregato, vero? Pensi che non mi sia attrezzato per affrontare la mia evenienza? Le mie macchine sono invincibili, sai?